Diteci i vostri problemi, suggeriteci le vostre idee, dateci le vostre lamentele, perché da questa realtà che viene dalla città noi faremo i nostri programmi e faremo i nostri interventi. Naturalmente, per poter fare questo bisogna rilanciare, per rilanciare il centro storico non si può non pensare di dover rilanciare il festival e altre attività culturali come il teatro lirico sperimentale. Assolutamente, sono due cose abbinate, poi dopo spiegherò il perché. Occorre un rilancio del festival, quindi, ma un rilancio del festival meno occasionale e più durevole. E occorre consolidare quella gloriosa istituzione del teatro lirico sperimentale che è stato sempre l'orgoglio di Spoleto. Nel tempo stesso occorre valorizzare quell'immenso patrimonio artistico e culturale spoletino, ne abbiamo tanti noi, tantissimi, tanto nel campo delle arti figurative, tanto in quello musicale e teatrale drammatico, settori nei quali dobbiamo favorire e sostenere le molte realtà locali, sia professionali che amatoriali. Dobbiamo dare lavoro ai nostri giovani, li dobbiamo aiutare, li dobbiamo far venire, fare bene, dobbiamo trovare delle incentivazioni per far venire gli investitori a venire a investire a Spoleto. I posti di lavoro non ci sono a Spoleto, le fabbriche che ci sono pochissime, dobbiamo incrementarle. In un momento di crisi va aumentata la produzione, va aumentata la produttività, va aumentata il posto di lavoro. Bisogna spiegare ai nostri ragazzi che si può ritornare all'agricoltura con metodi moderni, che abbinati alla difesa per esempio dei prodotti tipici, ci abbiamo l'olio, ci abbiamo il vino, ci abbiamo i tartufi, tantissime cose che tutti ci invidiano, abbinandolo anche al turismo, un'agricoltura abbinata al turismo, tutto questo può essere fonte di tanti posti di lavoro per i nostri giovani. E poi, io sono un cattolico e penso ai valori veri, ai valori che la famiglia mi ha dato, e quindi al centro del mio progetto ci sarà la famiglia. Ci saranno le fasce deboli, quindi rivolgerò un accurato sguardo ai disoccupati, ai case integrati, alle comunità straniere. Io sono vissuto 37 anni in giro per il mondo con tanti amici di tutte le razze e di tutte le religioni. Dobbiamo guardare a queste comunità straniere, dobbiamo aiutare queste comunità straniere ad integrarsi con la città, seppure dopo rigoroso e continuo monitoraggio. Ci devono stare con noi, li dobbiamo aiutare, devono rispettare le nostre regole, devono rispettare le nostre leggi, come io ero obbligato a fare nei loro paesi. E con questo, se aiutiamo le società straniere ad integrarsi, risolveremo anche molti problemi di sicurezza, perché sapete benissimo tutti che la microcriminalità viene spesso, purtroppo, non è una questione, è così, perché ci sono questi problemi, vengono spesso purtroppo da questi gruppi, da queste società. E poi la famiglia. La famiglia è al centro della mia attenzione, sarà al centro della mia attenzione. E perché? Perché nella famiglia ci sono gli anziani, perché nella famiglia ci sono i genitori con i loro problemi, perché nella famiglia ci sono i bambini, e quindi tutto quello che concerne, consegue l'interesse sui bambini. Nella famiglia ci sono i disabili, nella famiglia ci sono i giovani, i tanti dimenticati giovani spoletini. Spoleto, i giovani non hanno lavoro. Io 40 anni fa ero un giovane di belle speranze, avevo urgentemente bisogno di lavorare, non riuscii a trovare lavoro nella mia città e fui costretto ad andare in Africa. Oggi, dopo 40 anni, signori miei, mio figlio, un giovane ingegnere, sta lavorando in Nigeria oggi, perché la sua città non è stata capace di dargli un lavoro. In questi 40 anni per il lavoro dei giovani a Spoleto non è stato fatto assolutamente niente. I giovani non hanno lavoro, i giovani non hanno un posto dove andare a divertirsi. A Spoleto, se un giovane spoletino vuole andare a vedere un film in una multisala, deve andare a Foligno o deve andare a Perugia, perché a Spoleto non ce n'è neanche una.
Le attività sportive sono obsolete, vecchie, abbandonate, dimenticate. Abbiamo impianti che non sono più, se una nostra società di calcio, se una nostra società di calcetto, di basket o di pallavolo, dopo tanto impegno riesce a superare la categoria, in Ascoli non ci sono gli impianti adatti, consentiti per farli giocare, devono andare a giocare a Perugia, devono andare a giocare a Terni. Grazie, viva Ascoli! Assumiamo a fronte aperta delle responsabilità, la qualità della politica, ringraziando il Dio, in questa mandata elettorale, noi ne abbiamo ricordate tante, vero onorevoli e cari colleghi, è diversa, cioè non ci sono più quei giochi che ci hanno tormentato e avvilito per tanti tempi, allora tu hai scelto quello, tu hai scelto quell'altro, allora adesso la responsabilità è tua, se perdi allora la colpa è la tua. No, queste sono meschinerie che abbiamo gettato nel cestino sull'onda di una grande vittoria avuta l'anno scorso e che vogliamo ripetere quest'anno. Quindi il significato che ci sia un comitato spontaneo di professionisti, di imprenditori e insieme un ceto politico che ha vissuto chi 20, chi 30, chi 40 anni questo tipo di battaglie, si mettono insieme e sacrificando ognuno qualche cosa, pregando anche importanti individualità di rinunciare a qualche cosa, è la cosa più bella che noi possiamo donare all'opinione pubblica e ai cittadini. Dover essere ancora protagonisti nelle nostre liste con un poco la libertà protagonista che senz'altro a Spoleto farà anche la differenza. Noi siamo il valore, serve un valore aggiunto, il valore aggiunto è quello che questa giornata, già in questa prima grande giornata è stato testimoniato, questo è lo spirito che piace, che questo è lo spirito del popolo della libertà. Con questo contributo Forza Italia orgogliosamente convinta verso il popolo della libertà dà un sostegno convinto ad Angelo Loredoni e Comitato Civico, a tutti coloro che si sentono investiti personalmente sulla nostra pelle, sulla vostra pelle, di questa grande assunzione di responsabilità. In bocca al lupo Angelo, forza Spoleto!